Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friend, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura, ben arrivata, quanto sono emozionato oggi cara Laura, perché andiamo a fare una canzone che abbiamo fatto già l'anno scorso. Quindi l'anno scorso, se ti ricordi, abbiamo fatto questa canzone di una cantante molto amata in Russia. Quindi andiamo a dire Privet Siem a tutti gli amici che sono qui e ci stanno guardando. Come al solito non vedono l'ora che noi andiamo a mettere un nuovo video e una nuova reazione. E sono contento perché, Laura, ti ricordi quando abbiamo fatto la canzone di Polina Gagarina? Sì. Perfetto, rifacciamo la canzone che si chiama Cucco, che fra l'altro è una canzone che l'andiamo a vedere in live. E abbiamo scoperto, fra l'altro, che non sapevamo neanche l'anno scorso, che questa canzone è tratta dal film Resistance, la battaglia di Sebastopoli. Quindi lo andremo a vedere questo film assolutamente, Laura. Quindi, e mi ricordo quanto è emozionante questa cantante, quanto è amata soprattutto in Russia e quanto è venerata. Molto spesso ci scrivono appunto tutti i nostri amici russi, anche sul nostro Telegram, dicendo di rifare una canzone di Polina Gagarina. E oggi l'abbiamo scelta proprio perché a un anno da quando l'abbiamo fatto vedere una performance di Polina Gagarina in live, così dico, credo che sarà una bella reazione, vero Laura? Vero. Cosa ti ricorda Polina Gagarina quando l'abbiamo fatta? Per noi è stato il visto per entrare a Russia, è stata la cosa più bella. Di scoprire la Polina Gagarina. Sì, perché è stata la prima reazione che abbiamo fatto proprio quando abbiamo aperto il canale, è stata una delle prime. Va bene cari amici, noi siamo pronti, godetevi la nostra reazione. Laura, andiamo a reazionare. Andiamo. Oh,
Eh sì, cara Laura, tanti applausi per Polina Gagarina per questa performance, emozionata anche lei. Sì, brava. Complimenti a questa fantastica artista che la Russia detiene e ha veramente un grandissimo orgoglio per la bellissima Russia, per avere una cantante così bella e soprattutto brava e emozionante. Questa canzone me la ricordo l'anno scorso, Laura, perché non l'abbiamo più risentita altre volte, quindi almeno io non ricordo di averla risentita, però mi ha fatto ricordare ora tante cose dell'anno scorso, tante. Ho avuto come un flashback di tutte le nostre reazioni dall'anno scorso adesso che abbiamo fatto e come abbiamo proseguito tantissimo con la Russia, soprattutto e quanto amore abbiamo ricevuto anche dagli stessi russi, reazionando, addentrandoci sempre di più nelle canzoni e nelle canzoni russe. È stato bello perché, ripeto, come parlavi prima tu, Laura, appunto, è stata la prima canzone che abbiamo reazionato, quindi da lì è stata un'escalation di volere conoscere qualcosa di nuovo, come facciamo noi spesso, che andiamo a reagire a tante canzoni da tante parti del mondo. Sì, questa è stata, la Russia è stata veramente una nazione che ci è stata vicina anche a noi e ci ha fatto crescere a livello emotivo e soprattutto a livello anche culturale, perché abbiamo scoperto veramente tante potenzialità di questa fantastica terra. Laura. Ah, mi ha un piacere, Davide, quando tu mi dai il passo per parlare e riuscire a dire tante cose che per me sono chiarissime. Il passaporto, come te l'ho detto dall'inizio, è stato con Polina Gagarina e tanti artisti della Russia, e questa musica, questa canzone, la forza, quello che lei dà in questo concerto, sicuramente l'ha fatto crescere di più e sentirsi con tanto orgoglio. La musica bellissima, l'orchestra, tutto è stato magnifico. Infatti mi ha fatto ricordare che noi avevamo fatto anche questa canzone da tanto tempo, però è un piacere sentirla di nuovo e sentire ogni parte quando lei mette sopra la voce e sentire che noi già sappiamo come la canzone, che è bellissima, già entra nella nostra testa, nella nostra mente, nei nostri ricordi. È bellissimo, grazie a voi, grazie sempre dell'ascolto e di tutto quello che ci scrivono nei commenti. E proprio ora che stiamo registrando abbiamo mandato, diciamo, un messaggio al gruppo Telegram, appunto, che potete vedere in descrizione, unendovi anche voi se volete, e di dirci quale canzone andare a reagire della Russia. E sì, c'è stata questa di qua, l'abbiamo scelta subito proprio perché volevamo emozionarci nuovamente con Gagarina, con ovviamente un altro live diverso ovviamente di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che vedrete sempre nei nostri video. Cari amici russi, è giunto l'ora di salutarvi, quindi vi raccomando di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche, commentare come fate voi e salutarci, che noi andiamo a reagire e mandiamo soprattutto a rispondere a tutte le persone che ci vanno a scrivere sul commentario, e mettere tanti like. Grazie ancora per essere stati qui con noi, vi vogliamo bene, un abbraccio forte, ciao a tutti! Ciao a tutti, bacio!